L'ennesima protesta da parte di Giuseppe Di Rosa, questa volta come rappresentante della Codacons in rappresentanza dei cittadini. Da che cosa scaturisce questa protesta? Ci sono delle catene, ma c'è anche uno sciopero della fame in atto. Sì, scaturisce il tutto da quello della nota stampa, è chiaro e palese a tutti. Non riteniamo che si sia agito nell'interesse della comunità avendo distratto dei fondi che erano indirizzati alla famiglia, 135.000 euro stanziati dal governo nazionale per tutti i comuni d'Italia. Il comune di Agrigento, anziché procedere alla distribuzione di benefit alle famiglie agrigentine, ha optato per l'acquisto di 4 SUV e dei computer. Non riteniamo che sia corretto, stiamo aspettando ancora la risposta al rendiconto del comune da parte del ministero alla famiglia. Ciao del Ministero alla Famiglia, e riteniamo che 3 mesi siano già bastevoli. Non è la sola cosa per la quale mi sono incatenato qua. Codacons sta seguendo le vicende amministrative del Comune di Agrigento, ma anche di AICA e del distretto D1. Urge un chiarimento col Presidente della Regione Siciliana Musumeci. Vogliamo capire se 11 milioni di euro vengono gestiti dal distretto di uno in un modo poco trasparente, con la complicità anche di 11 sindaci della provincia di Agrigento, oltre a quello di Agrigento, e di un dirigente che ad oggi dirige il comune di Agrigento e a questo punto il distretto sociosanitario di uno. Non viene di meno il problema di AICA. AICA hanno creato, lo abbiamo sin da subito detto, un carrozzone politico con il quale favorire l'amico e non altro, non ha prodotto nessun beneficio per i cittadini, l'acqua continuiamo a pagarla carissima, i servizi ancora di più, il personale è in una situazione assurda e non riteniamo che sia corretto per i cittadini andare incontro a un'estate che potrebbe portarci di nuovo alla sete. Sono 40 anni che Agrigento soffre di queste problematiche, la città ormai è ai minimi storici ridotta e non riteniamo che anche l'intera provincia debba essere rispettata da parte di chi da 40 anni purtroppo amministra alla regione e alla nazione. Un manifesto che anche la polizia locale è venuta a togliere. Sì, ho accettato senza muovere ciglia la situazione che avevo utilizzato due ganci che sono sul prospetto del comune di Agrigento. Non ho mosso assolutamente ciglio nel momento in cui mi hanno detto che dovevano toglierlo. Poi volevano quasi portarlo via, ho chiesto che venisse effettuato un verbale di sequestro. Hanno capito e lo hanno lasciato. Mi è stato anche intimato di non esporlo. E esporlo forse, ma manco a terra volevano che lo mettessi, poco ci voleva. Questo ritengo che non sia giusto per la democrazia che è in atto in Italia. Pochi giorni fa in prefettura e le manifestazioni, vorrei che la gente ricordasse che qua hanno manifestato in netturbini, con striscioni, con baracche, con bandiere ed altro. A noi stamattina come Codacons viene vietata l'esposizione del manifesto che espone quale sia il problema. Noi non siamo qua per pubblicizzare nessun banner o altro, siamo qua per il rispetto della città, quel rispetto che molti dimenticano di dover far portare e si accordano spesso con la politica becera. Noi non siamo di questo genere di persone, siamo qua e continueremo a cercare di far rispettare gli agrigentini.